Alle 12.30 il match all'Adriatico col Picerno sarà l'ultimo atto del girone di andata. L'obiettivo è chiudere a quota 41. Se così fosse, sarebbero 10 punti in più rispetto allo scorso campionato. Qualcosa di eccezionale, con una buonissima rosa, non c'è alcun dubbio, plasmata dal valore aggiunto, il suo tecnico Alberto Colombo, che, fatta eccezione per l'infortunato Plizzari, dovrebbe confermare la stessa squadra schierata a Monopoli, anche se nelle ultime ore il rientrante Craia sta recuperando terreno su Giabua, comunque favorito. Di nuovo a disposizione Crecco e Delle Monache. Ecco il probabile 11. Sommariva tre pali. In difesa Cancellotti, Brosco, Boben e Milani. A metà campo Giabua, Aloy e Mora. In attacco Cuppone, De Sogus, a supporto di Vergani, che almeno in questo momento sembra aver sovvertito le gerarchie di inizio stagione. Chiaro il riferimento a Facundo Lescano, destinato alla seconda panchina consecutiva. Nulla di trascendentale, gioca chi sta meglio, è la regola dello sport. Colombo. Nessuno si deve sentire titolare, nessuno ha l'etichetta in eterno di panchinaro o di riserva, ma ci sono delle gerarchie, ma che vengono cambiate costantemente durante l'arco dell'anno in base alle prestazioni, in base allo stato fisico. È chiaro che se chi è in competizione non sfrutta il momento negativo o di flessione di un compagno, sicuramente il discorso potrebbe decadere. Quindi in questo momento abbiamo dei giocatori che stanno dando freschezza, che stanno dando risultati in termini realizzativi, e quindi è giusto cavalcare l'onda di questi ragazzi che stanno portando un beneficio alla squadra, come l'ha portato e lo porterà a Facundo. Nell'anticipo il Monopoli ha travolto in trasferta 5-1 la rivelazione Gelbison, ergo Picerno non più sesto in classifica ma settimo in compagnia di Latina e Cerignola, soprattutto imbattuto da 7 turni, 5 successi e 2 pareggi. All'undicesima giornata, pensate, era ultimo con Andria e Messina. Di certo non sarà una passeggiata. Sa alternare momenti di dominio, ma anche sa anche difendere e ripartire, proprio perché ha diverse qualità in organico, e credo che tutto giri intorno a alcuni giocatori. Dettori può essere un simbolo, è una squadra da non sottovalutare perché può insidiare tutti, ed è la dimostrazione come sia viva nell'ultimo periodo, quindi da prendere veramente con le pinze, con grande rispetto. Picerno con tante assenze, lo squalificato De Ciancio, gli infortunati Finizio, Albadoro, Ferrani, ex Teramo, Peter Resi e soprattutto Capitan Esposito, 6 gol, giocatore più talentuoso del team lucano. In forte dubbio il brasiliano Reginaldo, 154 presenze in A con Treviso, Fiorentina, Parma e Siena. Sta meglio Gerardi, ex Cittadella e Regina. Sistema di gioco 4-2-3-1. Il probabile 11, Albertazzi tre pali, in difesa Pagliai, De Franco, lo spagnolo Garcia e Guerra. L'ex Dettori è il rientrante De Cristofaro nel cuore del reparto nevralgico. Esterni Golfo e l'abruzzese di Lanciano, ex Giulianova, Massimo D'Angelo. Tra le linee Cuda, che piace tanto al Pescara, alle spalle del senegalese Diop. 3 under in campo, Pagliai in difesa, De Cristofaro a centrocampo e appunto Cuda, doppia nazionalità Italia-Burkina Faso, sulla tre quarti. Il tecnico Emilio Longo. Parliamo di una squadra importante e anche di progetto, perché fra le tre contendenti sicuramente questa è una squadra più giovane, spesso fa minutaggio, ed è una squadra che ha in sé la possibilità di avere anche un futuro e di primeggiare nel corso degli anni in questa categoria. Benissimo guidata dal tecnico Colombo, quindi dobbiamo fare una partita perfetta per cercare di farli venire fuori, perché questa è una squadra che veramente ha pochi difetti.